Quarta corsa di Palermo in pista ai gentleman per la prima delle due mash valida per il trofeo Regioni d'Italia, favorito il numero 11 Vidal Tav stacco della macchina si parte, si parte dall'esterno ottimo lancio eh, di Vespucci Matto che sfila in avanti, provano a farsi largo, prova a farsi largo dall'esterno, Vespucci Matto in effetti passa eh, in, in seconda posizione Zig Zag B mentre eh, per linee esterne è prova a farsi strada Ucci, Ucci Play I cavalli che vanno uh, a completare il lancio 13 e 2 con uh, Vespucci Matto che ha preso un po' di margine nei confronti di Zig Zag B e completa i primi 400 metri in un veloce 28 e 6 da 1 11 ,5 al chilometro per linee esterne come dicevo Ucci, Ucci Play nella cui scia ci sono Azkaban Font e Vidal Tav il favorito della corsa I primi 600 metri in 44 e 2 da 1.13.7 al chilometro sta tirando via Vespucci Matto con Michele Adriano alla porta senza esagerare, lo vedete abbastanza comodo in mano mentre ancora temporeggia in terza pariglia il favorito Vidal Tav, 59.5 da 1.14.4 i primi eh, 800 metri adesso rompe gli indugi Van Fonte viene avanti con fare deciso eh, nella sua scia prova a risalire anche Vidal Tav e così ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro e al comando Vespucci Matto va via dritto il numero 10 a Scabanfonte con Vidal Tav che ancora, non, che ancora eh, traccheggia, passa a Scabanfonte, parziale in 14,5, 1,29 e quarti 4, 4 di miglio, arriva a Vidal Tav, si staccano i due in lotta, in terza posizione ancora Tundrast, sembra passare già Vidal Tav con Andrea Sessa, che fanno 1,44 e 2, i tre quarti di miglio, un 14,7 di frazione, passa Vidal Tav, ancora Scabbanfonte, viene via Tundrast, allargo il numero 9 di Zeta Cash, Vidal Tav, Andrea Sessa, vincono la prima selezione del trofeo delle regioni su Tundrast e Cash, al quarto punto, Al quarto posto ancora Scabbanfonte, 59 e mezzo, 1-14 e 7 per per Vidal Tav Andrea Sessa e Gaspare Loverd allenatore eh beh, era il favorito Vidal Tav e ha dato onore a questo pronostico vincendo bene Andrea Sessa eh, ha guidato con molta attenzione non ha precorso i tempi e alla fine eh, ha avuto gioco facile nell'energia nettamente i colori di Vidal Tav sono quelli del signor Salvatore Marsila una bella vittoria per Vidal Tav un buon secondo posto per Tundras guidata alla grande da Francesco Paolo Caruso bene di spunto anche Zeta Kesh con Bartolomeo Engardia al terzo posto e un deludente quarto posto per Azman Font ci ha provato Giuseppe Polsi a correre da protagonista con un cavallo che in genere preferisce correre più di rimessa ci ha, provato, ci ha provato ma non gli è andata benissimo dunque Vidal Tav ha confermato il pronostico, netto vincitore 11 al primo posto, 8 al secondo 9 al terzo, questo è l'ordine d'arrivo Ovviamente da confermare della quarta corsa di Palermo.